funzionata. Grazie alla... A proposito di volti, anche volti nuovi, quindi nuove, new generation, torniamo alla fase di attori che stanno emergendo sempre più nel panorama italiano. Vogliamo adesso consegnare il premio a un'altra giovane attrice che è con noi questa sera, ovvero Viola Velasco. Eccola qua, Viola Velasco. Viola, tra l'altro, gioca in casa, in senso che è proprio di qua, è di Benevento, mi sbaglio, Viola? Eh sì, è della zona, lei... eccola che qua, bella. Bellissima ragazza. Buonasera, benvenuta, Viola Velasco. Complimenti, questo premio New Generation. Giovanissima, l'abbiamo già potuto ammirare però in importanti contesti televisivi, in fiction come Commissario Rex, Sangue Caldo, ma soprattutto nell'Onore e Rispetto, la terza parte, quindi sono protagonista di questi importanti contesti, insomma, televisivi, sono in diciamo le fiction più amate, più seguite. Così giovane, già così apprezzata, quindi già una strada ben avviata. Ma sicuramente sono molto felice di aver intrapreso questa carriera. Al momento mi ritengo molto acerba, soltanto che sicuramente è una strada completamente in salita. Però devo dire che nonostante si facciano tanti sacrifici, al momento si ricevono anche tante soddisfazioni, e per me quest'anno è stata quella di lavorare con Giuliana Desio. E vorrei cogliere l'occasione per rinnovare l'invito con l'appuntamento martedì su Canale 5 per l'ultima puntata di Onore e Rispetto 3. Certo, complimenti Viola. Allora, per consegnare il premio a Viola Velasco chiamo sul palco il dottor Antonio Parciasepe, direttore artistico della PR Production. Eccolo qua. Premiamo Viola Velasco, ecco qua. Grazie mille a tutti. Grazie a te, anche la targa con la pergamena dietro il quadretto. Grazie, veramente complimenti e complimenti. Martedì a che ora? Alle 9.10, 21.10. Naturalmente su, naturalmente su. Naturalmente su Canale 5, vi aspetto tutti. Grazie, pubblicità. Grazie Viola. Grazie ad Antonio Parciasepe, anche che è direttore artistico di questa grande serata e regista di questa manifestazione.